Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi proviamo un po' di make up, li proviamo insieme, acquistati ultimamente, utilizzati una, due più volte e vediamo subito le prime impressioni di questi prodotti. Intanto partiamo subito. Saluto tutti e oggi è una bella giornata di primavera qui al nord. Ho approfittato di questa bella luce delle 3 del pomeriggio. Cominciamo con la base di Bobbi Brown trovata sul calendario alle vitamine Fetch Base. Proviamo questo nuovo prodotto che avevo trovato nel calendario di Douglas. Di no, 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 scusate, di. Di ASOS. Allora, questa base promette di essere lisciante. Con la vitamina C, sento che mi liscia bene bene la pelle, ha questo forte odore di agrumi e l'impressione che dà, se sentite dei rumori, è perché ho la finestra aperta, ma oggi voleva essere proprio una giornata così di condivisione. Allora, lascia la pelle molto mattificata, ma nello stesso tempo idratante. Corregge molto i pori e liscia molto la pelle. Quindi vedremo poi come mi troverò. Quindi prima impressione, per adesso buonissima, anche l'odore. Allora, cerchiamo di fermare questi cappellacci che ho cercato di acconciare con il mio Dyson, quindi appena lavati sembra un po' candy candy, ma non importa, era un modo per passare un po' di tempo con voi e condividere il nostro amore per il trucco. Allora, poi voglio provare Bubble & Bubble di Bubble & Bubble Light Dress, che è questo invisibile olio primer. Spruzzo, vediamo com'è. Prima impressione, molto bagnato, ha uno spruzzino esagerato. Allora, ecco, questo mi dà un po' di idratazione alla base, perché il prodotto di prima era molto buono, ma molto secco. Allora, questo è un primer che ha dell'olio dentro e sa proprio di Big Bubble, quindi direi che la base super perfetta, quindi un modo per stare veramente un po' insieme e condividere questi bei trucchi. Allora, proviamo. Sono un po' distantini, quindi mi vedete allontanarmi. Allora, volevo provare di Bourjois questo Healthy Mix, questo fondotinta con le vitamine che vi ho fatto vedere nello scorso haul, ma prima vado a idratare le mie labbra con questo stick burro di Alchemilla al cioccolato bianco. Allora, prima impressione, è idratante ma non troppo, ha questo forte odore di cioccolato, quindi è molto piacevole, ma non lo so, vedremo poi come va a finire. Primo utilizzo, quindi. Allora, andiamo con il nostro fondotinta e cominciamo a usare i pennelli. Allora, userei questo della Lumia che avevo preso su Notino. Quindi bello questo pennello fatto così. Quindi adatto al fondotinta, ma anche, diciamo, alla cipria. Molto il fondotinta perché ha il porta fondotinta, molto pesante. Allora, andiamo a vedere questa texture nel cono al vaniglia numero 51 e andiamo subito a vederlo. Molto fluido e molto idratante. Andiamo a prelevarlo e andiamo. Scivola molto bene. Prendiamo sempre molto poco per vedere la coprenza. A me piace che non siano così coprenti. La sensazione è molto bella, il colore sì, sembra anche azzeccatissimo.
Proseguiamo sulla fronte, adesso faccio metà. Direi che questo pennello piace. Andiamo a metterne ancora un pochettino. Allora, quello che noto è che si ossida velocemente, molto idratante, ma nello stesso tempo. Questa casa mi è sempre piaciuta molto perché innanzitutto è biologica, quindi con le mie allergie mi dà grandi soddisfazioni. Non so se riuscite a vedere, sulla mano è già diventato un po' più giallognolo. Adesso lo stendiamo bene. Direi che è molto carino. Molto morbido, eh? Proprio così come faremo per truccarci per un sabato pomeriggio insieme. Allora, la sensazione mi piace molto. Vedete, il tatto è opaco, corretto i difetti, però senza essere praticamente troppo coprente, quindi mi piace. Vado a farmi le sopracciglia e torno subito. Ho utilizzato la Brow Divine di Nabla, con questa punta sottilissima nel praticamente colore biondo, sempre un must che non manca mai. Allora, lei dura tutto il giorno e ve la consiglio. Quindi il fondotinta, diciamo che mi sta piacendo. Allora, voglio provare questo correttore che mi avevano regalato un po' di correttore di MAC, lui è il Mineral Shine Cherne nella colorazione NV15. Lui parlano che sia molto idratante, molto pigmentato. Subito correttore minerale, pennellino che ho preso su Shein. Se riesco vi metto qua sotto i link. Lui è costato pochissimo e va molto bene per il correttore. Allora, questo correttore qui che non mi dispiace. Se sentite dei rumori, stanno praticamente facendo dei lavori e stanno smantellando delle impalcature. Sì, perché qui a Torino anche di sabato non ti lasciano assolutamente tranquilla. Voi non potete vedere, ma questo correttore, nonostante sia di MAC, si infila nelle micro rughette. Poi è molto bianco rispetto al mio incarnato. Prima impressione, ne parlano molto, ma non mi è piaciuto moltissimo. Abituata al mio di Nabla, quello che mi piace è che questo fondotinta ha un colore perfetto, perfettissimo. Voglio utilizzare la palette, la Love Palette, questa palette dai toni rossi, bellissima. E utilizzerei questo rosa, esattamente l'Intense. Questo rosa Intense direi che è molto pigmentato, molto bello. Sfumiamo con Valentine questo rosa leggermente più chiaro e amplifichiamo la sfumatura. Amplifichiamo il nostro angolo con Earth Bird.
Sfumiamo il tutto, si sfumano veramente molto bene. Uso Commitment, che è questo colore leggermente, questo qui leggermente più scuro, che è questo marrone, intensifico l'angolo. Ho sfumato bene il tutto, ora vado a prendere di T Cosmetics il Full Coverage con un bel pennellino piatto e vado a prepararmi una sorta di Catace. Lui è molto coprente, è un correttore che dovete metterne molto poco e va benissimo per fare. Quindi molto poco, andiamo anche dall'altra parte. Ne mettiamo ancora un pochettino. E poi voglio provare questi rosa strepitosi di questa palette. Ecco, scegliete sempre se avete la palpebra come me. Un'altezza più eccessiva perché gli darà la profondità al vostro sguardo. Adesso utilizziamo ancora, anche se vi dico non ci sarebbe assolutamente bisogno, vado solo a correggere un po' questa sfumatura. Giustamente ho un occhio più chiuso e l'altro più aperto, perché appunto in questo video proviamo nuovi prodotti e vado appunto a usare di NYX, consigliata da Emanuela, la colla glitter. Ne mettiamo leggermente un po', sfumiamo col dito perché appunto è la prima volta che provo con la glitter, vi dico che mi sto trovando molto bene, il suo consiglio è ottimo anche per voi. Allora, voglio utilizzare il Giving, che è questo rosa particolare, che mi è piaciuto tantissimo, e ha questi piccoli micro glitter. Posso dire che è Natasha Denona con questa palette, che ho preso appunto in un secondo tempo, mi è veramente piaciuta perché ti dà appunto la possibilità di spaziare e di avere queste sfumature sui rosa che io adoro. Ok, questo glitter molto bello. Vado ad aggiungere un po' di blend, questo, anzi no, mettiamo il transparent, che è questo sorta di un po' più doratino, scaldo verso la riga e poi prendo un piccolo pennello a penna, vado a mettere un po' di bling, che è questo sorta di arancione, questa sorta di grigio. Oggi non voglio tagliare perché non ho voglia e poi perché mi piacciono le cose così al naturel. Vado un po' con il First, che è questo colore chiaro. Poi vado a prendere ancora il pennello da sfumatura, questo bellissimo, e vado con un rosino chiaro che è il Valentine, che è questo qui, a rendere la mia sfumatura un po' più morbida. Sì. Ora salutiamo questa bellissima palette che mi sta veramente piacendo tantissimo. Ve la consiglio. Lei è la Love Palette di Natasha Denona. Andiamo a prendere una matita marrone, questa di Kiko. Dico che sì, ve la consiglio se non avete problemi di sensibilità agli occhi. Questa matita da una parte marrone e dall'altra con l'eyeliner, perché a me dà abbastanza problemi, quindi la utilizzo proprio solo per i video, poi vado a struccarla.
Io prediligo sempre le matite di Nabla, questa è una delle ultime che avevo comprato, quindi ve la voglio far vedere. Come marrone è molto intenso, quindi molto bello, anche per le persone non allergiche, da mettere nell'interno. Quindi abbiamo intensificato leggermente e ne metterei anche un po' qua. Allora, questa palette non fa fallout, dà solo un po' di problemi i colori scuri che leggermente un pochettino lo fanno. Adesso andiamo a provare il mascara. Proviamo il mascara e vediamo questo dell'Oreal che mi hanno regalato, che è il volume Million Lashes. Non lo so perché anche lui. Io con i mascara sono molto difficile, sono sempre molto affezionata a Nabla e quindi non lo so, vediamo. Vediamo questo mascara, proviamo a vederlo. Allora, lo scovolino è in silicone, è molto grande, di solito io prediligo quelli che finiscono. Allora, la prima sensazione, adesso contate che è nuovo, quindi ancora da mascara sono belli. La prima sensazione già brucia l'occhio. Io ho abituata con quelli di Nabla e quelli di Astra. Non tornerei più indietro. Il sublime è questo, già brucia mentre lo sto stendendo. Quindi io non lo consiglio che ho gli occhi molto sensibili. Sì, l'effetto non è male. Non gli ho messo il mio solito primer di Essence, proprio per vedere questo mascara. Ok, non è. Questo era nel calendario di ASOS. Brutto non è, ha delle belle ciglia. Sì, diciamo che non è male, però sì, un mascara carino, fa delle belle ciglia, sì, però mi dà già un po' di problemini. Poi a me piace quell'effetto un po' più drammatico, però direi che male non è. Che dite? Invece il fondotinta mi sta piacendo molto, non mi è piaciuto molto il correttore di MAC. Adesso andiamo a dare un po' di contouring, leggero leggero, veloce veloce, poi pensiamo alle labbra e poi per oggi vi saluto e vi aspetto per un haul di trucco. Vado con questa linea di Astra, For Beauty, che era questa linea bellissima in cartonato, questa terra che riscopro in primavera, che mi piace molto. Che è leggera, ma nello stesso tempo dà quel tocco di colore che non è male. Che bello passare il sabato pomeriggio con voi. Ok, prendiamo un bellissimo fard blush che è della collezione appunto Sweet Fire. A me piace mixarli entrambi e darli leggermente più verso l'alto perché mi fanno anche un po' da lui mi sta piacendo molto. Vi devo dire che lo utilizzo anche molto sul trucco, sugli occhi.
e magari faremo un video con gli utilizzi alternativi. Questo è un prodotto che vi consiglio proprio per questo utilizzo, però dà proprio questo aspetto luminoso, bello e anche. C'è anche metterlo un po' qui, utilizzandolo. È abbastanza luminoso. Bene, questa palette di Natasha Denona mi ha rapito il cuore. Io non so voi, ma ha questi colori così belli. Allora, matita adesso di With Makeup, che avevo preso molto tempo fa, questo colore. Allora, devo dire che il primo prodotto che ho utilizzato che non mi è piaciuto subito di Alchemilla mi ha lasciato le labbra morbidissime. Allora, il Whip Makeup io l'avevo nella colorazione 02 ed è una matita che vi consiglio. Lei è morbidissima e vi permette proprio anche di essere sfumata. Allora. Andiamo a provare. Vi avevo già fatto vedere in uno degli ultimi. Lui è il 1270 come colore. Ed è questo rosa malva. Mi sto trovando bene. Molti anni fa la pupa mi dava molti problemi, invece è diventato un marchio secondo me da riscoprire. Mi è piaciuto molto questo colore, ve lo consiglio, questo tono di malva, veramente bello. Allora, io direi che per oggi è tutto, mi ritengo soddisfatta, mi piace molto questo trucco naturale, queste onde fatte col Dyson. Mettiamo un po' del mio prodotto Mystic che vi avevo fatto vedere, che è questo siero naturale al mirtillo. E così discipliniamo un po' queste onde, le dividiamo. Onde, se vi fa piacere, vi faccio vedere come eseguo questa piega. Ditemelo sempre se vi piace. Qualsiasi idea che avete di video, la possiamo condividere insieme. Quindi, per oggi vi saluto, vi auguro sempre una buona primavera perché sta arrivando finalmente, anche se ci sono notizie molto brutte. Vi mando un enorme bacio, vi aspetto prossimamente per un haul di make up con cose molto molto succulente. Un bacio da Ornella.